soprattutto nell'ultima parte della gara, è cuore importante del Pisa che crede fino in fondo nel risultato. San Giovannese che fa la sua attenta partita per quasi 90 minuti ma paga caro qualche secondo di distrazione. Alla distanza, calando la lucidità agonistica ospite, è emerso, diremmo, il maggior tasso tecnico dei padroni di casa. Derby dai ritmi blandi per tutta la prima metà del confronto, troppa paura di perdere su entrambe le sponde. Partita che decolla dopo il riposo ma solo intorno al 20°. Molte assenze nel Pisa, in difesa soprattutto. Pisa probabilmente contratto anche per le polemiche post Spezia vissute in settimana ed anche per la squalifica di Cabrini. San Giovannese grintosa su ogni pallone, spesso disinvolta con Baiano, Caleri, Morelli. Squadre lunghe nella ripresa, ciò permette buon gioco all'attacco nero-azzurro e arriva così quasi inevitabilmente un fallo, è in aria e di Innocentini su Lorenzini, rigore netto. Lorenzini in ribattuta dopo prodezza di Tardioli trasforma, siamo intorno alla mezz'ora. San Giovannese che non ci sta, al 43° arriva il pareggio ospite per autogol di Melucci, quest'ultimo peraltro uno dei migliori in campo, e quando la divisione della posta sembra quasi acquisita, la fucilata cercata di Andreotti al 90° che dà il 2-1 vincente per il Pisa. La corsa verso l'alto per i nerazzurri riparte da qui, per la San Giovannese la certezza non da poco di poter contare per la salvezza su un organico comunque solido.